Buonasera dal Palazzozza di Bologna, gara 2 della semifinale scudetto fra Kinder e Team System. La regia di Nazareno Balani, una comunicazione per il tecnico audio, la cortesia di toglierci il ritorno con l'eco in cuffia. Un saluto a Massimo Mangano che sarà al nostro fianco al posto di Mario Desisti, impegnato con la nazionale juniores italiana, la madrina della Polo Cup, campionato numero 75, Gita Nielsen. Buonasera a tutti e benvenuti a Basket Polo Cup Franco. Primo tempo 40, Team System Kinder 33, 1-0 nella serie prevista sulla distanza delle 5 partite per la Team System, che ha già vinto gara 1. Nel primo tempo ben 25 tiri liberi con 21 segnati per la Team System, 13 con 7 soltanto segnati per la Kinder, che ha preso 3 rimbalzi in meno, 20 contro 23, ma ha tirato con il 41% contro il 30% della Team System, che ha avuto, come detto, tanti tiri liberi e tanti segnati. Uno schiaccione imperioso, fantastico, un alley-oop da favola per Conor McRae, che ha potuto spadroneggiare sotto canestro approfittando di un primo tempo di scarsa vena di Zoran Savic. Non è da lui. Sì, sicuramente Savic non è stato all'altezza della situazione, e soprattutto addirittura Frattin e Muramonti hanno pensato di migliorare la situazione sotto canestro giocando con tre lunghi negli ultimi 5 minuti della partita, con Magnifico addirittura nel ruolo di ala, ma senza ottenere grossissimi risultati. Un solo uomo ha giocato 20 minuti nel primo tempo, Eric Mardot, ed è lui che ha fatto la differenza con una regia attenta, molto pulita, efficace. Ha avuto una valutazione 19, 9 punti segnati, 7 rimbalzi e una Team System che si è avvantaggiata contro una Kinder che invece ha avuto i soliti problemi in regia. Sì, in regia Patavukas all'inizio, dopo Galilea e alla fine Ravaia non sono riusciti né mai a penetrare né dare quella spinta giusta. In contropiede all'inizio la Virtus ha fatto qualcosa di buono, però con le palle recuperate, che sono una decina, e la fortitudo è andata avanti, e soprattutto con le penetrazioni delle guardie, costringendo a molti falli la Kinder, che ha già gravato di 3 falli. Non c'è in questo momento a referto un giocatore senza falli per la Kinder, che è uscita con 15 nel primo tempo, dunque una situazione che potrebbe diventare difficile nel corso della ripresa. Uno sguardo ai quintetti, questo è Roberto Brunamonti, ma attacca la Team System con Carlton Myers, l'errore, il rimbalzo di Guzminelli, con Carlton Myers in campo Eric Mardot, Massimo Ruggeri, Francesco Vescovi e Conrad McRae. La Kinder che attacca da destra verso sinistra per i vostri teleschermi nella sua tradizionale tenuta bianca e nera. Bane Prelevic, numero 8, arresto nel cuore dell'area, tiro corto, rimbalzo di Guzminelli, il capitano, 14 stagioni alla Virtus. Poi Abbio, numero 7, Zoran Savic 12 e Kostas Patavukas numero 15. E allora un minuto poco più giocato nella ripresa, siamo in cronaca diretta dal Palazzozza di Bologna. 4 punti da recuperare per la Kinder, che deve assolutamente vincere se non vuole dare subito un grosso, enorme vantaggio alla Fortitudo. Abbiamo visto anche la fossa Fortitudo inquadrata, ci sono diverse decine di tifosi della Fortitudo, e fatto storico in tribuna d'onore, i due presidenti Alfredo Cazzola e Giorgio Seragnoli seguono fianco a fianco questa partita vicino al sindaco Vitali. Lo stoppone, canestro valido, di Conor McRae, l'uomo del grande mela di Brooklyn, che prima Nazareno Balani ci ha riproposto in uno schiaccione fantastico, ora va a fare interferenza irregolare, dunque canestro valido. C'è da dire che la Fortitudo fino adesso non ha avuto percentuali brillanti di tiro, ha difeso bene ma ha tirato male, e il suo vantaggio l'ha costruito sulla difesa, sulle palle recuperate e sul nervosismo di una Virtus che sta buttando sicuramente il cuore, la grinta, è un po' fallosa ma non ha grande lucidità in attacco. Molto lucido invece l'uomo di Providence da Somerville, New Jersey, Mardok, arresto, tiro, canestro più 6, ora prova dalla grande distanza Savic, e vuole essere una risposta immediata in questo avvio di ripresa, e il riscatto forse
decisivo per la Kinder in questa ripresa. Dobbiamo sottolineare anche le due bombe messe dentro da Arjan Komazec, il croato, l'uomo di Zara, che è entrato nel primo tempo in un momento molto delicato, quello del terzo fallo di Abbio, e ha dato un contributo finalmente molto utile. Sì, sostanzioso, non è stato egoista, ha voluto giocare con la squadra, ha fatto dei buoni passaggi e ha fatto due ottimi tiri da tre punti. Intanto terzo fallo di Kostas Patavukas, in attacco la Team System. Rischia il fallo di sfondamento sull'arresto Carter Myers, lo scarico per Gay, fallo a Binelli dell'arbitro Duva, la segnalazione di Milano insieme a Cicoria dirige davanti a spalti gremiti, quasi 6.000 persone, ecco i due presidenti vicino a loro, il sindaco, e c'è un fallo tecnico alla panchina della Virtus dove siede il capitano di tante battaglie oggi, coach Brunamonti, superato proprio oggi da Gus Binelli, il capitano al 28esimo derby, numero record, 28 derby giocati da Gus Binelli. Ma intanto attenzione, perché Gus Binelli arriva anche lui a tre falli come Savic, e c'è il quarto fallo per Kostas Patavukas, che deve essere di corsa mandato in panchina e sostituito da Ravaglia. Sostituito da Chicco Ravaglia, che era già entrato nel primo tempo per giocare appena 3 minuti. Si fa un'atmosfera un po' più incandescente in questo derby, tipica d'altra parte di tutti i derby bolognesi. 260 milioni di incasso, mentre il pubblico si sfoga con gli arbitri. C'è grande tensione, vero Gitte? Guarda Franco, una partita dove si vede troppo falli tra tutte le squadre, e Kinder onestamente che è in difficoltà. È un Team System che gioca veramente con grande forza e grande sicurezza in casa della Kinder. Grande, è vero, è grande sicurezza nei propri mezzi, e finora non ha sbagliato dalla lunetta, cosa molto importante perché ha avuto una marea di tiri liberi, ma ha sbagliato molto dal campo, dove la Kinder ha fatto sentire i suoi centimetri, i suoi muscoli sotto canestro. Però rispetto a quello che ha prodotto tra palle recuperate e tiri, la fortitudo poteva essere più avanti, ha sbagliato troppi tiri. Ha avuto due volte 9 punti di vantaggio sul 21-30 e sul 31-40, massimo vantaggio. La formazione è allenata da Valerio Bianchini, l'unico allenatore che abbia vinto 3 scudetti con 3 squadre diverse e che prova in questa stagione a vincere il quarto scudetto con la quarta squadra diversa, vedremo. In attacco Bane Prelevic, si infila nel traffico, scarica, un artista. Bravo, per il capitano Binelli, straordinario Prelevic, gran passatore oltre che finalizzatore, terminale importante ma anche uomo assist delizioso, e che serve a questa Virtus che ha appunto problemi di regia, ha bisogno di qualcuno che penetri e scarichi, uno che sa leggere le difese come pochi altri. In attacco Carter Myers, spalle a canestro contro Abbio che gli monta una guardia molto attenta, spalle a canestro, vediamo se va in giro e tiro. Thor McRae rischia l'infrazione di passi, protesta il pubblico, poi l'intervento con fallo fischiato a Vescovi dall'arbitro Cicoria, ma attenzione fallo perché a Prelevic, e il fallo fischiato a Prelevic, altre proteste del pubblico, e sarebbe interessante rivedere questa azione, perché è come nel primo tempo la Virtus si è subito caricata di falli, 4 falli già in pochissimi minuti. Primo fallo di Prelevic, molte contestazioni del pubblico, c'è stato anche un fallo tecnico pochi istanti fa e il clima ormai è incandescente, siamo ancora lontani dal clima del Palaeur di Final Four di Eurolega, ma con 6.000 persone comunque poco ci manca. Chicco Ravaglia va dentro, stoppone di McRae alla Bill Russell, uno stoppone utile questo perché è una palla recuperata sulla linea laterale. Margot, lasciano giocare gli arbitri e chiedono ancora l'infrazione in attacco con veemenza dalle tribune, si gioca 12 secondi per l'azione d'attacco della Team System, appoggia al tabellone, trova un canestro, sta giocando in maniera in avvicinamento Eric Margot, uomo sostanza, 5 su 12 ma 16 punti, è una regia che in questo momento fanno la differenza, anche se minima, perché come ricordava Mangano la Team System per i palloni giocati avrebbe dovuto avere un vantaggio maggiore, non lo ha saputo fare, dunque rischia moltissimo in questa ripresa. Bane Prelevic va dentro, si infila nel traffico, l'errore, la palla sul ferro, poi recuperata la transizione rapida per Carter Myers,
che va a segnare, bravissimo, a subire palle da Chicco Ravaglia. Il contropiede, gioco vista, potenziale da tre punti. Ma sicuramente Mardo che è bravissimo a ispirare il contropiede, e Myers ha trovato in Mardo con un compagno eccellente per essere lanciato in questo. Questo è stato un momento particolare dell'inizio di questo secondo tempo, perché la Virtus si era avvicinata e se avesse sorpassato la Fortitudo sarebbe scoppiato un pandemonio veramente in campo. Adesso nuovamente la Fortitudo ha ripreso 7 punti di vantaggio. È il derby numero 64 e tanti personaggi, tanti VIP. Gianluca Pagliuca che fa felice Franco, il portiere più bravo, più forte del mondo. Possiamo mandare un messaggio verso Maldini, dai, podano nazionale. E non si è capito che sei tifoso dell'Inter, Kit. Ma infatti ha ragione Franco. Questo è il cartello dei playoff della Polo Cup di A2. Siamo ormai anche lì alla fase finale, prima delle due partite, sempre sulla distanza delle 5 partite che decideranno le due promosse. Vedete i primi tempi, è solo Gorizia è in vantaggio in trasferta, tutte le altre squadre di casa sono avanti. E dicevo, il derby numero 64 fra Virtus e Fortitudo, il derby che divide Basket City, la città del basket, la capitale dei calessi italiani, ed è uno degli spettacoli più belli del basket italiano. Ci auguriamo di vederne altri 36, di arrivare a quota 100. Sì, io direi che poi è uno degli spettacoli più belli dello sport italiano in assoluto. 39 vittorie di Virtus, 24 della Fortitudo, nel campionato è 32-22, ma nei playoff, attenzione, è 3-0 per la Fortitudo. E Vane Prelevic ancora va, decide di fare tutto da solo, 12 punti, ha superato la quota 10. Vane Prelevic che si sta dimostrando fondamentale in questo finale di campionato, è stato importantissimo nella serie contro la Telemarket di Roma, uomo serie di quei quarti di finale. Ma intanto Cecco Vescovi apre per Mardoch, passaggio schiacciato per McRae, marcato dal capitano della Kinder, Binelli. McRae scalcia, mi manda un movimento sulla difesa, poi il recupero sull'errore. Ottimi, della Fortitudo, aiuti. Transizione dettata l'azione da Vane Prelevic e poi la stoppata fallosa su Alessandro, tiramolla, abbio e fallo di Carlton Myers, arrivato a quota 19, ancora nel segno della doppia M Fortitudina, Margot Myers, il vantaggio della Team System. Le due guardie sono la forza di questa squadra, lo sanno tutti, e casomai ogni tanto bisogna che tutte e due si ricordino di coinvolgere anche i lunghi nel gioco, perché sono importanti anche i lunghi. Quando la Fortitudo riesce anche a trovare l'equo bilanciamento fra conclusioni di guardie e lunghi, non ce n'è per nessuno. Sì, non ce n'è per nessuno. Intanto Eric Mardoch, uomo di Somerville, laureato in storia americana, è andato in panchina e sostituito da Micio Blasi, che nato nel vivaio milanese si produce ora in cabina di regia con Carlton Myers, che viene raddoppiato da Binelli, perde palla, poi cerca di recuperarla sulla linea di fondo e c'è contesa fischiata dall'arbitro Duva. Mi sembra che la difesa della Virtus sia molto più aggressiva e molto più attenta anche sugli aiuti in questo secondo tempo. Guardate, in questa occasione tre giocatori erano vicini a Myers, pronti ad aiutare e a costringere a perdere la palla. Dal 93 in Europa, prima al Fenerbahce, poi all'Efes Pilsen, all'Ortez, prima ancora, ma di vincere una Coppa Korać con l'Efes Pilsen, l'uomo di Brooklyn, Conor McRae, che ora fa gomito a gomito con Gus Binelli, Pinutti, Dan Gay, porta fuori Zoran Savic, ancora scontro da scintille fra McRae e Binelli, prova da tre e trova il siluro dalla Dream Line. Molto importante, molto importante questo canestro, anche perché come si vedrà dalle percentuali non è che abbia tirato molto bene da tre la Fortitudo. È il primo canestro da tre dall'arco dei 6,25 metri, vale un punto in più dunque per Carlton Myers dopo tre errori. Appoggiando al tabellone Prelevic, il rimbalzo di Conor McRae che ha tagliato fuori Savic e Binelli, poi in transizione rapida la conclusione sottomano deliziosa di Pinucci appoggiando al tabellone. E attenzione, perché in un attimo la Team System è volata di nuovo al massimo vantaggio, come vedete dalla grafica, 7 minuti più 9. Quando la Virtus accelera troppo il tiro e forza, i rimbalzi difensivi sono sempre della squadra di Bianchini e scatta il contropiede inesorabile per la Fortitudo. Rientra Comas. Prodotto delle buone cose in transizione rapida anche la Kinder nel primo tempo, quando soffriva dello stato non ideale di condizione odierna di Zoran Savic, che vediamo appoggiato sulle ginocchia, dunque
evidentemente oggi non in buona giornata. Sì, sembra stanco già fin dall'inizio. Un'assenza importante, vogliamo sottolinearla, sotto canestro, anche se era in una fase non felicissima dopo una stagione fantastica, un punto fermo anche della nazionale, Ale Frosini che si è distorto una caviglia nell'ultimo allenamento. Alla vigilia di questa gara 2 del derby di Bologna, Ale Frosini che sarà impossibilitato forse addirittura fino a gara 5 di questa eventuale gara 5 di questa serie, ma intanto però senza di lui comunque la Fortitudo sta imponendo giocando il suo gioco ed è avanti di 9, palla in mano. Conor McRae prova il tiro morbido, corto, Dungay, tap out ancora per Conor McRae e un'altra palla recuperata e colpevolmente lasciata dalla Kinder sul rimbalzo lungo. Certo, oltretutto c'è anche un tentativo nuovo da parte di Frattin e Bruno Monti di mettere, di provare il quarto regista adesso, perché mentre è stato questa bellissima penetrazione, bravo di Pilutti, ma bravo Blasi che ha fatto un blocco granitico eccellente e da premiare soprattutto direi, oltre al gesto atletico di Pilutti, alla rapidità di esecuzione e allo schiaccione finale, il blocco di Blasi che ha aperto l'autostrada per il compagno. Gioca due per Savic, Tomasetz, ma c'è un'altra palla recuperata, mani rapidissime in difesa della Fortitudo che ora gioca al limite dei 30 secondi, dicevo, con massimo vantaggio più 11, palla in mano. Dicevo che la Bruno Monti ha provato il quarto regista nella stessa partita, perché ha giocato prima con Patabucas, poi con Galilea, poi con Ravaglia, adesso sta provando Abbio playmaker e indubbiamente questa è la dimostrazione che in quel ruolo la Virtus quest'anno non si sente tranquilla. 11 minuti 36 secondi al termine della partita di questa gara 2 del derby di Bologna, semifinale scudetto. Questa sera si gioca in posticipo la sfida veneta fra Mesh, Jeans Verona e Benetton, 1-0 per la Mesh che ha espugnato il Palaverde di Vidorba domenica scorsa. Tanti personaggi in questa gara 2 del derby di Bologna insieme al presidente della Liga Basket Angelo Rovati. Vediamo nella tribuna d'onore l'ex ministro Clo, vediamo il CT Ettore Messina, il tecnico del Bologna Calcio Renzo Ulivieri, c'è anche Alberto Tomba, tifoso virtussino, e ancora Andrea Mingardi che non manca mai, anche lui della Virtus, Stefano Nosei della Fortitudo. Un parterre del Roi, come si dice, e c'è anche buon amico Francia vicini a Tesini e all'avvocato Porelli. Ecco Mingardi e siamo di nuovo in diretta sull'azione della Kinder che deve assolutamente sfruttare questo possesso. Prova il tiro da tre, è un siluro di Abbio che può riaprire la partita. Seconda bomba su due tentativi, bravo Abbio, penalizzato dai falli nel primo tempo, sì. Tre falli, ma attenzione, ora è in campo con Comazez che lo aveva rilevato nel primo tempo. Nell'angolo, pescato solo, tira sul ferro da tre punti, Carter Myers, transizione, impostato l'azione d'attacco bolognese da Abbio e fallo di McRae che è uscito molto fuori dall'area, un fallo speso male questo dalla sì, team system. Ma anche, sì, fallo nettissimo, anche il tiro di Myers è stato un tiro un pochino affrettato. Forzato. Sì. Si poteva giocare di più, magari aspettando qualche secondo, ne mancavano ancora 24 per la conclusione. Ora l'errore però viene restituito subito da Comazez, per lui 2 su 4 dal campo, 6 punti, un rimbalzo e una palla recuperata con una persa nello score personale in attacco alla Team System. Carton Myers dal taglio sotto esce contro Walter Magnifico, Conor McRae, l'apertura ancora fuori per Carter Myers, gioca due appoggiando al tabellone il canestro di Conor McRae, un tiro molto morbido, una delle sue caratteristiche non è soltanto l'uomo che salta con gli occhi all'altezza del ferro. È stato bravo, è stato bravo anche Myers a insistere a dargli la palla, in questo caso ha cercato il gioco a due ed è stato pagato perché siamo di nuovo a più 10 per la formazione che gioca fuori casa questo derby di Bologna. McRae, terzo fallo personale, 49-59, punteggio basso, percentuali sì, molto molto scadenti da una parte e dall'altra dal campo. Però, la Team System fa la differenza con i 28 tiri liberi, meno comunque in questa ripresa rispetto al primo tempo, meno falli della difesa Kinder perché ci sono stati anche meno tentativi di penetrazione da parte della Team System. Sicuramente, soprattutto adesso che c'è Blas in campo e non c'è Mardo, ovviamente c'è meno penetrazione. Questa è la conseguenza diretta di una assenza importante in questo momento come quella di Murdoch.
Blasi gioca controllato in attacco, esce dal blocco di Myers, va dentro uno contro uno, realizza e subisce fallo, un'ottima scelta, ha letto la difesa, ha letto e l'ha bruciata. Prelevic era in ritardo, in più Prelevic non è rapidissimo sulle penetrazioni e Pilutti è stato bravo a usare proprio tutto il suo corpo e la rapidità che ha nei piedi per penetrare. Secondo fallo di Walter Magnifico, Walter Magnifico con 16 partecipazioni nei playoff è arrivato oggi al record, superando anche il più forte giocatore italiano di tutti i tempi, Dino Meneghin, nei playoff come presenza numero 109. La presenza di Walter Magnifico che ora blocca per Prelevic, può tirare da tre, Prelevic deve segnare se vuole riaprire il discorso, ma c'è rimbalzi l'attacco di Walter Magnifico, l'ha stoppata ancora e poi il recupero successivo di Conor McRae, l'uomo di Brooklyn, ci regala poi uno dei suoi gesti da judoka che sono ormai caratteristici, una reazione gradita dai suoi tifosi, forse meno dagli avversari, certo, però segue a dei gesti atletici speciali come questo, prima lo stoppone poi il recupero ancora, certo, sul secondo errore in attacco è un giocatore che ama lo spettacolo e che aiuta lo spettacolo sicuramente. Myers, arresto, tiro micidiale, corto il tiro stavolta, è una delle sue specialità, transizione dettata da Abbio, fallo a Blasi, giusta la decisione dell'arbitro Duva su Abbio che è andato dentro in uno contro uno, Blasi battuto sul primo passo, ha cercato di recuperare spostandosi lateralmente, intanto cambio per Vane Prelevic che viene mandato in panca a riprendere il piatto, grazie Balani che ci ripropone dalla camera alta dietro il canestro l'azione precedente, in campo c'è il regista della squadra che l'anno scorso era campione d'Europa, il Panathinaikos, 134 presenze nella nazionale greca, il capitano Kostas Patavoukas di nuovo in campo, lo scarico. C'era forse un fallo su Abbio, sì, in questo caso. Forse sì, forse sì. Devo dire comunque che Myers ha sbagliato alcuni tiri che lui quando è in ottima condizione non sbaglia mai, quindi con un Myers al 100% forse la Fortitudo avrebbe già chiuso la partita, invece la Virtus è ancora in partita. 1 su 5 da 3, 3 su 7 da 2, ma 13 su 15 amici sportivi dalla linea dei liberi, fanno la differenza questi liberi. Intanto McRae ancora, tiro contro, dall'angolo molto morbido contro un Savic veramente moscio oggi, non brillante come al solito, insomma. La palla che gonfia la retina e massimo vantaggio Fortitudo Team System più 13. Savic in sottomarino, la palla con parabola leggermente alzata per andare a meno 11, Savic oggi ancora loro in doppia cifra e, tra l'altro Savic che ha catturato 6 rimbalzi, non è una prova ai suoi standard abituali. 8 minuti al termine della partita, amici di Rai 2 collegati in diretta con il Paladozza di Bologna, gara 2 del derby, semifinale scudetto del basket. Quando sono quasi le 19.30, la palla recuperata, Savic per la Kinder, lo scarico da Komazec per Magnifico, ancora un errore in attacco della Kinder, disastrosa al tiro, 19 su 46 per la Kinder, con ben 8 errori anche dalla linea dei liberi, pesanti. Il nervosismo, la seconda partita era una partita delicatissima, perché chiaramente perdendola la Virtus andrebbe in condizioni psicologiche veramente negative. Però. È ancora lunga, non è ancora finita, la transizione rapida per lo scarico di Abbio, poi il gioco con Patavoukas, dall'angolo Abbio ancora da 3 punti! 3 punti dalla Dream Line. Non si spezza il sogno della Kinder di recuperare il meno 13 che era diventato massimo vantaggio del sistema, ora è meno 8. E Abbio ha fatto dei canestri importanti per la Kinder. Abbio non dobbiamo dimenticarci che ha vinto la gara del tiro da 3 punti nell'All-Star Game ed è sicuramente un giocatore che è molto migliorato in quel tiro da distanza. Gira per linee esterne lungo il perimetro cercando una buona soluzione, la prova ora frontale, il tiro e il rimbalzo ancora concesso sul rimbalzo lungo a McRae, il secondo rimbalzo lungo in 3 minuti che viene lasciato a Conor McRae, Conor McRae che è arrivato a quota 11 rimbalzi personali, il miglior rimbalzista di questa partita, sta facendo la differenza, 13 punti e 11 rimbalzi. Da notare intanto che con Blasi in campo la Virtus è passata, la Kinder è passata la difesa zona e adesso contro tiro questa corto. Difesa ancora una volta Maes ha sbagliato. Ancora in transizione la Kinder, arresto, non se la sente di concludere, gioca per Komazec, Savic, lo scarico di Komazec molto puntuale per Magnifico e stavolta c'è il fallo di Blasi pescato dall'arbitro Cittoria. Mancano
sei minuti al termine, Gitte, è una partita tostissima. Come no, però possiamo anche dire che vediamo adesso due squadre che non soffrono non solo fisicamente, ma mentalmente si vede che... Sentono la pressione. Sì, si sente veramente la pressione, perché ormai siamo... Hanno avuto una settimana da gara 1, quindi non è che ci sia il peso fisico della serie precedente dei quarti, che non è stata agevole per nessuna delle due. Ma comunque Comazet prova da tre, non va, il rimbalzo in attacco di Sky Abbio, che sale più alto di tutti e poi appoggiando nel rettangolo posto sopra il ferro mette il meno 6, partita che potrebbe riaprirsi. Certo, anche completamente, 5 minuti e mezzo al si termine. Si sta caricando il pubblico. Sì, sta tornando la bolgia, il palapozza, e deve essere così, il pubblico deve essere il sesto uomo in campo, come è la fossa Fortitudo a Casalecchio. Naturalmente per la Team System ora hanno gelato il ritmo, giocano a ritmo basso gli uomini di Bianchini, prova ancora il tiro frontale, ancora un errore, il secondo consecutivo, stavolta non c'è rimbalzo per la Team System e attenzione perché può pagare cari questi tiri sbagliati la Team System. Ruggeri sulla sedia del cambio, pronto a rientrare, Costas Patavukas che organizza il gioco d'attacco per la Kinder, 7-0 il parziale per la gloriosa Vunera. Si attacca da destra verso sinistra, Comazet, palla dietro la schiena, arriva il raddoppio di Murdoch, attenzione, si era scoperta sul lato debole la formazione Fortitudine, il tiro dall'angolo stavolta non va e c'è rimbalzo difensivo sull'errore di Abbio. Sì, da dire che la difesa zona ha molto frenato il ritmo della Fortitudo e soprattutto ha permesso questi tiri frontali a McRae, che non ha tirato con efficacia. Murdoch da tre stagioni a Milwaukee, poi Denver, Vancouver, altre due franchigie nella National Basketball Association. Eric Murdoch, l'uomo che detiene il record di palle recuperate del campionato universitario, l'NCAA, a due mani velocissime, 376. Lo ha dimostrato, una delle partite più belle che ha fatto è stata la prima contro il Barcellona nei quarti finali della Coppa Europa, purtroppo non è stata tanto bella la terza partita. Applausi del pubblico a 5 minuti scarsi, 4 minuti e 20 dal termine della partita, quasi un overtime, una partita comunque da giocare perché 6 punti non sono un margine di sicurezza per la Fortitudo, che vincendo qui e spugnando il Palagozza e facendo 6 su 6 nelle ultime 6 partite di derby, certamente andrebbe al vantaggio casalingo di martedì con grande sicurezza psicologica. Ma la Fortitudo ha giocato tutta la partita con grande sicurezza psicologica, adesso si è un po' persa in questi ultimi 2-3 minuti contro la zona. Direi che è stata una mossa giusta da parte della panchina della Kinder, che ha un pochino frenato il ritmo, perché contro la difesa uomo. Gli altri risultati a 2 Polo Cup Playoff, Juve Caserta Concrete al 17esimo 6-1-6-3, 6-4-8-0, vantaggio a Livorno dove era tornato il grande pubblico oggi al 18esimo, anche qui si gioca sulla distanza delle 5 partite, e c'è il finale Dinamica Gorizia che batte Serravi De Pozzuoli 7-4-6-5. Si gioca il 28 aprile Casetti CFM, il derby Milano Romagnolo, 2-0 dunque per Gorizia, mani sulla qualificazione, ma non è ancora finita anche lì. Certo. Si torna in campo, si riprende a giocare dunque. Tutti concentrati su questo finale di partita appassionante, partita ancora aperta, 4 minuti dalla conclusione, soltanto 6 punti per la squadra che ha palla in attacco, Ruggeri contro Binelli, è un mismatch questo, non cerca di sfruttare la sua rapidità, Ruggeri contro Binelli, ora gioca a 2 però con Pinutti, scarico per lo schiaccione. Bravissimo. Di Cornecre, che azione questa, bellissima azione, da manuale, ha avuto pazienza. Vedete lo scarico fantastico per McRae, lo schiaccione del gigante di Brooklyn. Ancora più 8 per chi difende. 3 minuti e mezzo al termine. Esce dal taglio diagonale, poi serve magnifico Patavukas. L'intervento di Murdoch, avete visto che palla recuperata. Eccellente, ecco, avete visto proprio in pratica l'esecuzione di un recupero delle mani velocissime. È stato paragonato a Mike D'Antoni, l'Arsène Lupin del basket, oggi allenatore della Benetton. Direi che c'è qualche somiglianza. Sicuramente. 8 punti di vantaggio per la squadra che ha palla in mano. 3 minuti e 5 secondi alla termine, va dentro, arresto, tiro, alzando la parabola, rimbalzo di Magnifico. Importantissimo. Poteva chiudere la partita, esatto. Poteva essere l'ultimo chiodo sulla barra di questo confronto, ma c'è tiro corto di Magnifico e Binelli viene tagliato fuori sul rimbalzo lungo. Transizione, Pinutti e Ruggeri appoggiando al tabellone. Con il contropiede. Con la terra, Patavukas, contropiede. Rapida conclusione per la Team System che ha di nuovo 10 punti a 2.40.
sta per tornare Vale Prelevic sul terreno di gioco. Avete visto per un attimo Ulivieri, che ci dicono essere tifoso della Fortitudo. Comunque sia, adesso la situazione è molto difficile per la Kinder, che deve accelerare il tiro, deve forzare le situazioni, e questo a due punti alla fine può provocare solo danni. Sta sciogliendo, sta crollando nell'atteggiamento psicologico la Kinder, certo, in questa fase, dopo essere arrivato a meno 6. L'errore di Abbio sul 58-64 all'angolo, che poteva portare la Kinder a meno 3, rischia di essere letale. Certamente, adesso vedo anche poca aggressività e poca due minuti soltanto. Ora ovviamente giocano al limite dei 30 secondi, gelano la palla nelle loro mani, mancano soltanto 2 secondi, tirano proprio sul suono dei 30 allo scadere del tempo regolamentare concesso per un'azione d'attacco, e sbagliano. Vediamo se vanno a provare la conclusione, devono farlo dalla grande distanza, devono per forza provare dalla grande. Ora gioca 2 con Binelli, scarica sotto per Magnifico, che segna da Kamazets, ma meno 8 è ancora un vantaggio enorme per la Team System. Chiedono, sta gelando il gioco, tende a gelare il gioco Murdoch, una pressione però tutto campo, i tifosi, certamente adesso è il momento del pressing, dell'aggressività, però 8 punti in un minuto sono quasi impossibili da recuperare, ci vuole veramente. Ecco qua un fallo di Abbio fatto apposta per fermare il gioco al limite del fallo intenzionale. Sono arrivati anche dalla Sardegna per seguire questo derby, 260 milioni di incasso. Martedì gara 3 al Polo Sport di Casalecchio di Reno, gara 3 di questa stracittadina bolognese, e il match point in pratica passa servizio nelle mani della Team System per chiudere il conto, addirittura con un 3-0 che sarebbe molto pesante, ma la storia recente dei playoff ci insegna che recuperi da 2-0 sono difficili, ma dobbiamo anche dare delle attenuanti alla Kinder, che gioca con un Komazek al 10% delle sue possibilità, e non è una cosa da poco. L'errore di Savic in attacco sta definitivamente alzando bandiera bianca alla Kinder. Un brutto finale di partita, se fosse entrata quella bomba di Abbio avrebbe portato a meno 3 la Kinder, lasciando 3 minuti e mezzo di passione anche alla Team System, che aveva visto rosicchiati addirittura 10 dei 13 punti del massimo vantaggio. Ora giocano per linee esterne, noi ne approfittiamo per ricordare i prossimi impegni. Intanto questa sera naturalmente gara 2 fra Mesh Jeans al Palo Olimpio di Verona e Benetton Treviso, con la Mesh in vantaggio per 1-0. Martedì noi saremo al Polo Sport come detto, mercoledì la sintesi della gara 3 di questo derby di Bologna nel pomeriggio sportivo su Rai 3. Poi il 1° maggio, segnatelo sull'agenda, nel pomeriggio sportivo di Rai 3, gara 4 fra Mesh e Benetton. Ancora un fallo, comunque diamo merito alla Team System di aver giocato una partita comunque più lucida e di avere meritato questa vittoria, e diamo merito alla Kinder di aver lottato con le attuali forze che c'ha. Quinto fallo di Abbio, che chiude con 14 punti. Qualche dato statistico: 41% da 2 per la Kinder, 16 su 39, 7 su 16 nelle bombe, 43%, 9 su 17 nei tiri liberi. Dall'altra parte erano stati 28 nel primo tempo, 21 su 25, scusate, ora sono 28 su 33, 33. Meno tiri liberi nel secondo tempo, non c'è stato bisogno, perché non c'è stato bisogno di andare a penetrare, rischiare niente nella ripresa, con la Team System che ha condotto saldamente dal primo all'ultimo minuto anche della ripresa, e ha chiuso di nuovo con il massimo vantaggio, più 13, 75 a 62. Ultimo commento, Massimo Mangano. Sicuramente adesso la Team System si appresta a giocare in casa una partita con maggiore tranquillità, e soprattutto forte di 6 derby vinti quest'anno. Per la Virtus una stagione particolare da cui dovrà ripartire probabilmente, e questa sconfitta pesa moltissimo. Gita Nielsen. Guarda, io volevo solo prendere 20 secondi a dire grazie a tutti i nostri amici che ha seguito da casa, mandare un bacione e ci vediamo presto. Bene, noi ci vediamo dunque mercoledì pomeriggio per gara 3 di questo derby di Bologna dal Polo Sport, da Franco Lauro e dal regista Nazareno Balani. Grazie a tutti per la cortese attenzione, e la linea può tornare allo studio, non senza aver prima salutato Peppino Cellini, che dopo essere stato nuovamente ricoverato è tornato a casa ancora una volta, e il 5 maggio andrà al nuovo compleanno, 74 primavera finora. Auguri, auguri Peppino, e linea ad Antonella Clerici allo studio di Saxa Rubra.